Allora, buonasera di nuovo, ovviamente. Siamo appunto nello spazio Voci Transnazionali. Siamo in compagnia di Shadi Amadi, giornalista, esponente della comunità siriana in Italia, che ormai chi segue Libri.tv conosce, appunto perché ci dà gli aggiornamenti un pochino dalla questione siriana, che purtroppo continua a essere, diciamo, drammatica. Ormai è un eufemismo, diciamo, devastante. E niente, io vorrei cominciare intanto con Shadi, intanto lo saluto, e vorrei cominciare appunto dal sapere inizialmente una panoramica in questa nostra mezz'ora, una panoramica un pochino sulle condizioni dei civili, cioè della popolazione civile, cosa sta succedendo e soprattutto se in alcune zone più o meno questi civili riescano ad avere un po' di tregua da appunto bombardamenti. Insomma, quello che ci arriva probabilmente sono anche notizie un po' incomplete. A te, Shadi. Sì, buongiorno a voi e buongiorno a te Gianni. La situazione in questo momento è che ci sono dai 2 milioni e mezzo ai 3 di sfollati interni al paese, cioè che sono all'interno della Siria e fuggono da una parte all'altra in cerca di riparo. Fuori invece all'estero, nei paesi limitrofi, quindi la Giordania, la Turchia e il Libano, ci sono oltre 250.000 rifugiati che vengono assistiti alla bene e meglio. I bombardamenti continuano su quasi tutte quante le città siriane. Homs è rinchiusa sotto assedio da oramai 100 giorni, 100 giorni in cui non filtra niente all'interno della città, rifornimenti, e la gente continua a essere allo stremo. Sono rimasti ben pochi quartieri ancora vivi della città dove c'è della popolazione, perché la maggior parte è scappata. È inutile dire che la situazione dentro, sanitaria e alimentare dei civili che ci sono, è veramente devastante e frustrante. Shadi, io dopo questa prima domanda penso che ti farò delle domande che poi già ti ho posto, però ovviamente servono come aggiornamento, perché purtroppo è una situazione in divenire, purtroppo sempre nel peggiorare. Allora, volevo chiederti, ci stava da tempo insomma, ci stava Assad che diceva che erano presenti delle infiltrazioni straniere che fomentavano questa rivolta, e soprattutto infiltrazioni di armi che venivano, che poi non si capiva bene quale dei due fronti andavano a supportare, dall'Iran o da altri posti. Ecco, su questo, per esempio, sai darci qualche informazione? Ma che delle armi arrivino, questo è una cosa di assodato: arrivano i carichi, quelli dell'Iran, della Russia, verso il governo siriano, lo aiutano, è qualcosa di acclarato, come le navi che sono passate da Suez ultimamente, o se no i carichi anche che arrivano dal Venezuela con il petrolio, che poi arrivi anche un traffico di armi per l'esercito libero siriano, anche questa è una cosa che oramai è chiara, nel senso che i siriani, e ne conosco insomma abbastanza, si sono venduti anche i divani di casa per comprarsi il Kalashnikov e difendersi. C'è da chiarire come comunque, se ci sono degli aiuti all'ESL, questi sono di armamenti leggeri, l'ESL intendo l'esercito libero siriano. Dall'altra parte invece arrivano aiuti come carri armati e aerei, quindi è una cosa sproporzionata quello che, a cui noi assistiamo in questo momento. Se poi l'altra domanda è quella: ci sono degli elementi esterni con persone che arrivano nei ranghi dell'ESL, quindi dell'esercito libero siriano, vi posso dire di sì, in bassissima percentuale. Se sono 60.000 combattenti dell'esercito libero siriano, quelli, gli stranieri, sono qualche centinaio, e anche da chiarire il fatto che tra l'esercito libero siriano e questi elementi esterni non corre un buon rapporto, tant'è che qualche mese fa è stato sequestrato un giornalista olandese da un gruppo fondamentalista in Siria ed è stato poi liberato. Agli spettatori che poi vedranno questo video possono andarlo a cercare in internet, dove dichiara che è stato liberato dall'esercito libero siriano, e gli uomini dell'esercito libero siriano hanno detto
che loro non compiono queste azioni e sono per la protezione di questa gente, e c'è un totale disaccordo tra chi viene in Siria e pensa di fare la guerra santa e chi invece, come gli uomini dell'esercito libero siriano, hanno una coerenza, hanno una conoscenza del fatto della composizione del mosaico siriano, che è composto da cristiani alawiti e da altre religioni. Ed infatti quest'ultima settimana si è formata anche una brigata sotto l'esercito libero siriano, formata da cristiani. Sì, no, io ti chiedevo, sai perché questa cosa? Ti chiedevo perché ho letto, siccome assistiamo al solito gioco, diciamo, delle parti dei veti incrociati all'interno del Consiglio di sicurezza, Ahmadinejad si è pronunciato, diciamo, in una sua dichiarazione contro i veti. Ora, però, non capisco se poi è un gioco delle parti, poi in qualche modo sostiene Assad, oppure insomma ci sta una qualche autenticità, perché sappiamo insomma che c'è un blocco anche cinese da parte della Cina, della Russia, insomma, rispetto a tutti gli altri per quanto riguarda appunto l'ipotesi di un intervento. Tu che ne pensi? E lui sostiene Assad, infatti sono arrivati un numero di alto migliaia di Pasdaran in Siria, e un alto generale ufficiale dei Pasdaran ha dichiarato che la guerra in Siria è la guerra per l'Iran, e quindi loro faranno di tutto per far sopravvivere il regime di Bashar al-Assad. Quindi i siriani muoiono con armi russe, che vengono usate dalle mani di siriani, e vengono uccisi anche dagli iraniani. Quindi, cioè, c'è una commistione di forze che stanno opprimendo questa popolazione, che è qualcosa di incredibile. Poi noi possiamo parlare di tutti gli aspetti geopolitici o di come gli attori regionali o internazionali stiano agendo in questa cosa, ma è un fatto importante, e non è trascurabile, che questa rivoluzione in Siria sia nata come moto spontaneo, sia nata come conseguenza di tutta una storia della Siria che è scritta negli anni, che ho già raccontato anche diverse volte. E quindi di questi veti o di queste azioni internazionali, io dico che un'azione internazionale è già in corso in Siria, ed è quella dei russi, dei cinesi, e di tutti gli altri, di poi tutti gli attori internazionali che magari vogliono agguantare o mettere su le loro ombre di potere, distogliendo poi quella missione sacrosanta che è quella del popolo siriano, della ricerca della sua libertà, l'autodeterminazione e i suoi diritti inalienabili. Non è possibile che una persona che parla, che dice che un presidente non va bene come Assad, debba finire in prigione torturata. Ma c'è una grossa fetta della sinistra italiana, della sinistra quella degli antiimperialisti, della sinistra quella radicale, che sostiene che Assad sia un bene. E questi sono i comunisti italiani, questi sono tanti altri, e sono anche state trovate delle mail tra i dirigenti del Partito Comunista Italiano, l'avevo letto sull'Espresso, con quelli del Partito Comunista Siriano, di Khaled Bagdash. Diciamo, sono quella parte che sosteneva che anche la Libia di Gheddafi era strategica e quindi, insomma, Ma doveva certo, esserci. è la stessa gente che chiamava i ribelli libici ratti, e sono la stessa gente che oggi chiamano i siriani ratti, come potete vedere bene su Facebook, ed è la stessa gente che fa comunicati contro gli attivisti che vogliono parlare, che ci impongono anche di avere una, diciamo, di quando si va a parlare, a fare conferenze, di dover avere la polizia fuori perché c'è qualche testa calda che viene a rompere le scatole. Insomma, mi devo togliere qualche sassolino dalla scarpa. Beh, no, no, per carità, noi saremmo onorati su Liberi.tv di darti questa possibilità di toglierti i sassolini dalla scarpa, ci mancherebbe. Certo, insomma, la situazione appare abbastanza ingarbugliata e soprattutto senza via d'uscita, anche perché mi sembra che non venga preso in esame, diciamo, a livello di intervento per modificare un pochino la questione. Per esempio, quello che poneva il primo ministro, se non sbaglio, del Qatar, che proponeva diciamo, un piano di intervento, una no-fly zone, insomma, quindi un intervento fattivo, però mi sembra che questa
che questa opzione non fa breccia, diciamo, negli altri governi, insomma. No, non verrà fatta perché c'è la paura di una ritorsione dell'Iran, della bomba atomica che sembra che sia in produzione e quindi tutta questa polveriera nel Medio Oriente. Non verrà mai fatta né una no-fly zone né tantomeno ci sarà un intervento. Le cose possono cambiare a novembre, probabilmente con le elezioni in America, che tutti quanti aspettano di vedere chi sarà il prossimo presidente americano. Io non auspico un intervento internazionale in Siria, anzi, se ci dovesse essere, io vi dico che preferirei veramente gli arabi, per una volta che si rendessero protagonisti di loro stessi, di quello che accade a un loro paese. Certamente c'è un'azione che comunque viene portata avanti ed è quella di mediazione con tutte le opposizioni siriane per tentare di formare questo governo transitorio. A un anno e mezzo e rotto ancora non c'è stata una mediazione e una, diciamo, la formazione di un fronte unico che stia traghettando l'opposizione siriana tutta unita alla formazione di un governo transitorio. La strada è ancora lunga, c'è un problema quindi politico della stessa opposizione siriana. Ne ho discusso più volte anche con alcuni membri loro e poi in sedi istituzionali. Questo lavoro viene portato avanti, ma è lunga. Sì, in questa vicenda effettivamente tu hai citato le elezioni presidenziali americane. Obama ha fatto un discorso all'assemblea, mi sembra che dovrebbe essere l'ultimo, insomma, prima delle elezioni, e ha citato questa frase che mi sono segnata e vorrei appunto qui ripetere. E ha detto: vivere liberi non è solo spezzare le catene, ma anche vivere nel rispetto della libertà altrui. E questo ha detto appunto, e infatti appunto citando Nelson Mandela, questo qua è appunto l'ultimo discorso probabilmente di Obama prima delle elezioni. Ecco, io ti volevo chiedere, secondo te potrebbe Obama, anche se solo a fini elettoralistici, se così possiamo dire, prendere appunto in questa chiusura, diciamo, di suo mandato presidenziale una decisione un po' più interventista, un po' più attiva, visto che mi pare, adesso poi questo ti volevo chiedere, tu hai parlato del fronte arabo, il fronte arabo un pochino è rappresentato dall'Egitto, però ecco, ti volevo chiedere, poi questo Egitto ha una capacità come ruolo di rappresentanza, una credibilità come ruolo di rappresentanza del mondo arabo su questo? Ma deve averlo, e pian piano io credo che possa averlo, perché è forse lo stato arabo più popoloso, con oltre 80 milioni di abitanti. 80 milioni di persone, sì. Sempre comunque stato, anche dal tempo di Nasser, il paese arabo guida di qualsiasi azione, no? E quindi di sicuro Morsi sta avendo un ruolo che pian piano si sta delineando sempre di più. Ci sono certamente alcune contraddizioni, che sono la sua partecipazione alla conferenza di Teheran, dove ha tuonato contro Bashar al-Assad, però sono passate due navi dal canale di Suez iraniane con rifornimenti di armi per la Siria. Queste sono contraddizioni, perché bisogna fermare il passaggio di queste navi dal canale di Suez, se no non si può andare in giro a parlare contro Assad se poi si fanno passare queste navi. Io credo che comunque la strada anche degli arabi, perché diventino protagonisti di loro stessi, e soprattutto in questo caso, come potevano benissimo farlo, di diventare protagonisti di un'azione finalmente araba su uno stato arabo, bene, non è avvenuta, e servirà tempo perché possa accadere in un futuro lontano. Quindi, diciamo, tu mi stai dicendo in qualche modo che non si è portata a compimento, perlomeno appunto in Siria, un pochino quello che è accaduto con le cosiddette primavere arabe, questo nome un po' collettivo che accomuna un po' un'insalata di cose molto diverse, che però ha comportato in molti paesi arabi, diciamo, il ribaltamento dei regimi. In Siria questo non si è compiuto, e quindi in qualche modo diciamo ti auguri che riescano i siriani stessi a farlo, anche se però magari questa cosa
alla fine potrebbe comportare un aggravio da un punto di vista di genocidio vero e proprio. Sì, ma questa cosa accadrà, questo regime in Siria cascherà, questa è una cosa che è inevitabile al punto in cui siamo, perché non sarà possibile andare avanti, perché tutte le città sono distrutte, l'economia siriana è a terra, la sorella di Assad, e questo è un segnale, Bushra, la moglie di Asif Shawkat, il suo cognato, quello che è morto nell'esplosione, nell'attentato dove sono morti alcuni degli alti vertici siriani, è scappata a Dubai. E quindi questo qua è un sintomo, comunque le defezioni comunque ci sono, e è impossibile che vada avanti, almeno a lungo, che continui a governare. Qua è una questione di tempo, di quanto tempo servirà. Non posso diagnosticare né dire che questo regime cascherà né tra un mese né tra due mesi, né sono sicuro che possa cascare tra un anno. Serve tempo perché ha delle basi forti, ha degli aiuti forti, ma la popolazione siriana è ancora più forte, e quindi quando questo regime cadrà, di sicuro cadrà trascinandosi nella tomba migliaia e migliaia di altri morti e tanto sangue dal nostro popolo. Quindi diciamo, ecco, quello che ti volevo chiedere in pratica, specificare un pochino, è che un intervento, diciamo, come è accaduto in Libia, un tra virgolette toccata e fuga, per quanto sia, tu non saresti, insomma, per questa opzione? No, io non sono d'accordo con questa qui, e non credo neanche che verrà fatta. Gli interventi con i bombardamenti indiscriminati non possono essere fatti, soprattutto, cioè, in Siria c'è un patrimonio anche oltre a umano anche archeologico. È impensabile bombardare la più vecchia città del mondo come Damasco con 5.000 anni, e poi la densità di popolazione intorno a queste città qui. Io non credo nei bombardamenti iper precisi, mirati, che distruggono proprio quelle cose lì. Ce la faranno da soli i siriani, come ce l'hanno sempre fatta. A questo punto, quello che tu, insomma, l'aiuto che può dare l'Occidente, secondo te, è quello, insomma, in qualche modo di perlomeno non che c'è, ecco, lo faccio dire a te, secondo te qual è l'aiuto concreto che può dare l'Occidente? Fermare l'arrivo di armi in Siria che vanno a sostenere il regime, isolare la Siria politicamente ancora di più, fare un embargo economico, aprire un tavolo di trattativa con l'Iran per capire che cosa possa servire, perché tanto è sempre qua. Si gioca tutto sulla pelle delle persone per gli equilibri geopolitici, quindi capiamo che cosa serve, no? A loro, per smettere di supportare, dato che c'è questa questione, così la chiamano i geopolitici occidentali, della mezzaluna sciita, che quindi parte dall'Iran, Iraq, Siria e tutto questo sbocco qua. Bisogna capire questo, bisogna capire la Russia anche che cosa possa volere per smettere di supportare, di fomentare questa nuova, diciamo, guerra fredda per questa fettina di territorio che è la Siria. Queste sono le azioni uniche che possono essere fatte, e poi chiedere ai siriani dell'interno di scegliere le loro istituzioni, chi li deve rappresentare. Già da adesso chiedere ai siriani di unirsi, fare un fronte comune nazionale, così da essere ben rappresentati e da dare la possibilità migliore a tutti gli stati di avere un interlocutore unico con cui parlare. Senti, e questa tua posizione, ovviamente, che insomma è molto anche un orgoglio, insomma, come cittadino siriano, esprimo un orgoglio anche come cittadino siriano, giustificatissimo, diciamo, manterresti anche se il regime di Assad, in un colpo di coda, in modo disperato, cominciasse a utilizzare anche armi chimiche? Non le userà le armi chimiche, perché se le usa ci sono i caccia o i MIG sopra la Siria subito, e lì si scava la tomba da solo, perché non glielo permetteranno, hanno tuonato su questa possibilità. Io ho più paura sinceramente dell'uso massiccio di armi convenzionali, e forse un po' meno convenzionali, non delle armi chimiche, ma di quelle che sta già usando adesso, che sono come quei proiettili esplosivi che ti colpiscono, esplodono dentro. I bombardamenti a tappeto che fanno, come quella stazione di benzina che è saltata qualche giorno fa, sì, causando 30 o 40 morti. Poi ci sono anche molte vittime tra bambini, che notizie che spesso non riescono ad arrivare.
Oggi Save the Children ha rilasciato un dossier Esattamente. lunghissimo con le testimonianze, e anzi invito chi vede questo video ad andare a firmare l'appello, perché è un qualcosa di orribile e non è accettabile da nessuno, nessuno, né noi italiani, né di nessuna nazione, che i bambini vengano torturati come vengono torturati in Siria dal regime di Assad. Perché così è accaduto, come Hamza al-Khatib, evirato a 13 anni, mutilato, e continua ancora questo genocidio di bambini, che cioè una cosa raccapricciante. Esattamente, adesso noi diciamo che mobilitiamo la nostra regia con Donato e vedere se riesce a trovare questo appello sul web di Save the Children e lo mette nella chat, così lo diffondiamo. Senti, Shadi, volevo chiederti un'altra cosa che un pochino in modo i giorni scorsi e tuttora, insomma, ha coinvolto tutto il mondo musulmano, che riguarda appunto la pubblicazione del famoso, tra virgolette, film su Maometto. Ecco, questa cosa ha in qualche modo sfiorato la Siria, la comunità siriana, oltre a cioè, ha avuto ha attecchito anche lì questo modo di rivolta religiosa, insomma. Ah, in Siria sono andati a manifestare contro il film di Maometto sotto l'ambasciata americana. La curiosità che però sono andati a manifestare con le foto del presidente Bashar al-Assad, come se il film non fosse stato fatto contro Maometto, ma contro Assad. Questa è il regime siriano che fa così: mandare i manifestanti con le foto E del poi, presidente. peraltro, possiamo dire che il regime di Bashar al-Assad ha tanti, ovviamente, diciamo, crimini sulle spalle, ma non quello, in qualche modo, di presentarsi come un regime teocratico, insomma. No, questo qua è un regime che si è fondato sull'equilibrio con le minoranze, garantendo, almeno facendo finta di garantire la religione le libertà, perché in Siria, lo ribadisco, c'è stata sempre una convivenza pacifica tra le religioni nei millenni di storia, e quindi è una falsità che il regime Baas abbia portato invece il rispetto reciproco. Così vi faccio un esempio: noi abbiamo avuto un presidente cristiano in Siria nel passato, prima dell'avvento del Baas. I fondatori del partito Baas, che non è quello di Bashar al-Assad, della loro famiglia, perché hanno tolto qualsiasi ideologia baasista, ma hanno centrato il partito intorno alla figura del presidente. Bene, i fondatori erano un cristiano e un musulmano, no? Siriani. Quindi, più che altro in questo momento stanno tentando di creare la fitna, cioè la guerra confessionale nel Sì. Mi paese. viene in mente un pochino qui in Italia come qualcuno a comodo in modo, diciamo, molto opportunistico a volte tira fuori le radici cristiane su qualsiasi cosa, l'Europa con le radici cristiane, le radici cristiane un po' quando Ma appunto Gesù non hanno Cristo. mai poi eccelso. Gesù Cristo è nato da noi in Medio Oriente, e Esattamente. Maometto è lì, della Siria, anche lui. Giovan Battista è sepolto nella, come si chiama, nella grande moschea degli Umayyad, c'è lì tutto. Allora, quando si chiedono le radici cristiane non sono da cercare la cristianità tanto qua in Europa, ma è da cercare soprattutto in Medio Oriente tra gli arabi, perché probabilmente quei santi, quelli cresciuti in quel Medio Oriente, erano più simili ai medio orientali piuttosto che agli europei. Quindi noi dobbiamo capire che tutto questo scontro di civiltà che c'è deve essere risolto proprio sulle nostre radici, che sono radici comuni, e deve esserci invece un incontro tra di noi, una collaborazione, stringerci mano nella mano, capire. Ma questo è ovviamente tutto un'utopia, sono tutte parole a vuoto, come dirà la maggior parte della gente, ma capire che noi siamo sostanzialmente fratelli. È questa qua la verità. Un po' un discorso delle religioni, diciamo, semitiche, quelle monocratiche, insomma, monoteiste, cioè, insomma, sì, è un discorso,
da cui purtroppo spesso molte persone, diciamo, parlandone perdono anche la ragionevolezza. Senti, Shad, io avrei appunto un piacere di conoscere la tua opinione personale proprio su questo video di cui parlavamo. L'hai visto? Che ti è sembrato? Ti è sembrata un'opera d'arte per cui doversi sperticare per il diritto, ovviamente, dell'artista di esprimersi? Oppure, insomma, che ne pensi? Ma veramente questo video qua non l'ho visto e non credo neanche di volerlo vedere perché è una perdita di tempo. Credo che comunque ci sia stato qua in Europa, nei media, hanno fatto vedere giustamente le manifestazioni, quelle contro il film, che sono poi sfociate in quello che noi abbiamo visto a Bengasi. Con l'omicidio dell'ambasciatore e poi con gli altri assalti alle ambasciate, ma perché questo film è stato visto come un'ennesima provocazione. Cioè, bisogna anche entrare, secondo me, nell'idea che questi arabi qua, cioè, hanno fatto queste rivoluzioni. Hanno detto: finalmente noi siamo indipendenti, siamo protagonisti autonomi di noi stessi. Allora loro hanno visto questo film, secondo me, come provocazione contro di loro. Un'altra volta qualcosa che arriva dall'Occidente a giudicarli. Però non è stato dato abbastanza spazio che in queste società ci sono state manifestazioni pro America, nonostante questo, di condanna del film, in cui veniva dichiarato l'Islam non è questo, non è l'assassino, ed è giusto questo. L'Islam non è assassinare l'altro. L'Islam deve essere una religione di pace, del dialogo. L'Islam è una religione come quella che hanno dimostrato nelle piazze con questi cartelloni. Noi siamo solidali con l'America, ci dispiace di quello che è successo, non sono parte noi, quelli sono terroristi, hanno detto. E quindi io credo e sono profondamente convinto che grazie all'arrivo della libertà di questi regimi che sono andati via e quindi di questa incertezza democratica, nel senso che adesso viene eletto un partito, poi ne viene eletto un altro. Ora che gli islamici hanno la possibilità di comandare, no? Di vivere in democrazia, no? Questo governo, Al-Qaeda, i fondamentalisti, verranno sconfitti proprio in questo momento dagli stessi arabi, perché non accetteranno più e non potranno più questi fondamentalisti e non potranno più fare proselitismo. Perché non ci sono più società schiacciate, ci sono società invece che si confrontano in questo momento nel mondo arabo. Cioè, ci sono state le manifestazioni dei salafiti in Tunisia e di fronte ci sono state le manifestazioni invece delle donne contro i loro che esponevano i cartelli al posto della barba fatti crescere il cervello, no? E questo è il libero scambio, quello che a noi piace, non ci sarà più spazio, verrà sconfitto dagli stessi arabi, Al-Qaeda, ne sono convinto. Nel frattempo, comunque, sia attendiamo anche perché, insomma, ancora Al-Qaeda è abbastanza, insomma, minacciosa nel mondo. Sono fasi di assestamento che dureranno decenni nel mondo arabo, anche l'Italia, io questo lo voglio far ricordare agli italiani, gli anni di piombo, su quanto sono durati qua in Italia, quanto è dovuto passare perché noi perdessimo tutto il terrorismo che ci ha inseguito, si è trascinato nella nostra storia, i retaggi del fascismo e tutte queste ideologie pazze, queste ideologie criminali che abbiamo avuto. Tanto tempo, diamo agli arabi tempo, non cambia in un giorno o in due. No, infatti, il percorso verso la democrazia è un percorso lento e che comunque è assolutamente degno di nota, ma a dir poco di nota, ma di essere sottolineato ogni giorno il fatto che questo percorso si sia intrapreso. È questo che cerchiamo anche appunto con il nostro modesto apporto di sottolineare, soprattutto per cercare di smentire e di opporci a tutti coloro appunto che prendendo questi esempi, gli integralismi, fanno tutto quanto un calderone e dicono che le prospettive di queste cosiddette rivolte arabe, anche questo è un termine collettivo che poi mortifica anche le differenze tra popoli, ma comunque questi moti di libertà nell'integralismo
gli imprenditori della paura che sono qui, come la Santanchè che dice che l'Islam è una religione assassina, come Magdi Allam che non fa altro Vabbè, che andare contro l'altro, contro quello ormai è l'Islam, pittoresco, direi che è pittoresco più che di come se tutti i musulmani fossero imbottiti di esplosivo e girassero qua intorno alle nostre città e non dessero niente di cultura o di valore alle nostre società. Non tutti i musulmani sono fondamentalisti, anzi, è una minor parte che intacca la maggioranza. Adesso il ministro della cultura in Norvegia è una donna musulmana, senza pelo, sì, è normale. vero, sì. E questo No, fa ma parte poi io. del cambiamento Vai, pure, finisci pure. della società. No, questo fa parte del cambiamento della società, di una nuova società che non sia, che non deve guardare le differenze religiose, questo è musulmano, quello è cristiano, l'altro è buddista. L'uomo deve essere giudicato per le sue capacità, non per chi e come prega, insomma. Senz'altro, ma poi io una considerazione un po' così che sembra a me abbastanza ragionevole, non essendo per carità esperto di nulla, io penso che mi pare di ricordare che l'Islam ha più o meno nasce con Maometto nel 400 cosiddetto nella datazione cristiana dopo Cristo più o meno, no? Quindi praticamente ha un tot di secoli in meno del cattolicesimo, del cristianesimo. Ecco, se noi vediamo il cattolicesimo 400 anni fa, facciamo, e quindi diciamo contestualizziamo storicamente, insomma, voglio dire, accadevano delle cose grazie all'integralismo cattolico. Abbiamo avuto i Torquemada, abbiamo avuto popoli devastati nell'America centrale, nell'America del Sud. Non vedo come questa Europa cosiddetta dalle radici cristiane o insomma mondo cristiano possa ergersi a esempio di nulla. Adesso il passato, lasciamolo lì, e non sono un esperto di religioni e non voglio neanche addentrarmi in No, per questo. carità, era Noi soltanto una dobbiamo giudicare il contestualizzazione tempo. storica, ecco. Oltretutto poi Esatto. c'è stato, il cristianesimo si è riformato, ci sono stati scissionismi, scismi, eccetera, insomma. Dobbiamo giudicare il presente, gli uomini che oggi lavorano con noi per far sì che la storia nel futuro sia migliore di quella del passato. Grazie Shadi, noi chiudiamo qui appunto questo nostro incontro e ci aggiorneremo ovviamente sulle vicende e saremo sempre a tua disposizione se avrai, come ti ho detto anche l'altra volta, aggiornamenti importanti da darci e anche video che possono arrivare più o meno clandestini e li pubblicheremo volentieri, li manderemo su liberi.tv. Ti ringraziamo, ti salutiamo e alla prossima. Grazie Grazie ancora a Shadi. voi. Grazie a voi.